ed è dedicato ai lasciti solidali, al loro valore etico e sociale per raccontare come un gesto di generosità si traduca poi in attività concrete svolte da AIL per non lasciare mai soli i pazienti con neoplasie ematologiche. Vogliamo fare insieme un viaggio che ci faccia entrare nel cuore dell'AIL, nella sua mission originaria, e cioè l'assistenza ai pazienti, oltre naturalmente al sostegno ai centri di ematologia e al finanziamento ai progetti di ricerca sui tumori del sangue. Da oltre 50 anni, infatti, l'AIL è accanto ai pazienti ematologici e alle loro famiglie in ogni fase del percorso di diagnosi e di cura, con l'obiettivo di migliorarne la qualità di vita con progetti e iniziative che vadano incontro ai tanti bisogni, anche quelli nuovi, emersi come ad esempio nel periodo drammatico dell'epoca Covid, che sono ovviamente molto cambiati. Tutto ciò è reso possibile dal supporto di chi ogni anno sceglie di sostenere AIL con modalità diverse, fra cui appunto anche un lascito solidale, un'eredità morale e materiale che, indipendentemente dall'entità del patrimonio o della quota che si decide di destinare, rende possibile portare avanti queste attività. Una scelta che lascia un segno tangibile di solidarietà e speranza. Un gesto, fra l'altro, che sfida anche il tabù della morte e che in una società così concentrata sul qui e adesso come la nostra, ricorda invece come il futuro, anche se noi non ne faremo parte, possa e potrà essere migliore grazie al nostro contributo. E proprio per ascoltare dei contributi importanti e approfondire questi temi, oggi siamo in compagnia di numerosi ospiti che ringrazio, che saluto e che vado a presentare. E siamo in compagnia di Sergio Amadori, presidente nazionale AIL, Davide Sisto, docente di filosofia teoretica presso l'Università di Torino e di tanatologia al Master Death Studies and the End of Life dell'Università di Padova, Luca Vallario, psicologo e psicoterapeuta, docente della Scuola Romana di Psicoterapia Familiare, Monica Ramazzotti, responsabile dei lasciti AIL. E poi avremo due testimonianze belle importanti, Adriana De Fanti, referente della sezione AIL di Trento, e Cristina Rapalli, ex paziente e volontaria della sezione AIL di Bologna. Grazie a tutti, benvenuti. Professor Amadori, comincio con lei. Quanto è importante per AIL ricevere donazioni e anche donazioni da lasciti solidali che possano tradursi in assistenza e sostegno ai pazienti fragili, alle loro famiglie e anche come è stato importante in questi mesi di emergenza sanitaria poter contare su questo supporto? Sicuramente i lasciti solidali rappresentano per un'associazione come AIL ossigeno puro, come diciamo, nel senso che la nostra associazione, come è stato detto, da 50 anni si occupa di tumori del sangue, sia sul piano della sostegno alla ricerca scientifica come strumento per migliorare ulteriormente i risultati terapeutici che già negli ultimi anni hanno veramente registrato dei grandissimi progressi, ma noi non ci accontentiamo. L'obiettivo di AIL è sempre stato in questi 50 anni, forse magari inizialmente tanti anni fa pure troppo ambizioso, che era quello di guarire tutti i tumori del sangue. Ecco, ancora oggi, dopo 50 anni, noi pensiamo che questo sia il nostro obiettivo, quindi dobbiamo fare tanto per la ricerca, ma poi dobbiamo stare vicini ai nostri pazienti e ai familiari che sono purtroppo gravati da un peso fisico, ma soprattutto psicologico, di una malattia difficile da curare, difficile da trattare e che solo ultimamente veramente ha registrato grandi progressi. Quindi AIL, per poter portare avanti in maniera adeguata queste due traiettorie di progresso, ha bisogno di finanziamenti. Questo purtroppo è una necessità assoluta e chiaramente tante sono le fonti di finanziamento che aiutano AIL nel portare avanti questi obiettivi. E tra questi mi fa piacere sottolineare l'importanza dei lasciti solidali. Fino a non tanti anni fa il lascito solidale era abbastanza poco utilizzato, anche poco noto, no, da parte dell'opinione pubblica. Devo dire che negli ultimi anni invece gli eventi così di donazione fatta da individui che hanno deciso di produrre
e dare una possibilità a chi sta nella sofferenza attraverso un lascito che può essere più o meno facoltoso dal punto di vista finanziario. Anche poco, anche una goccia d'acqua serve a fare un mare. E noi crediamo che questo sia un messaggio da dare a tutti quanti. Noi stiamo assistendo a un incremento di questi lasciti, e lasciare anche poco, oltre che a dare la possibilità a chi lo fa, a chi lo, diciamo, chi sostiene questo tipo di iniziativa, la possibilità di poter così assicurare anche a se stesso un ricordo, no? Anche dopo l'evento terminale delle nostre vite, perché tutti quanti siamo destinati poi alla morte, ma il poter così continuare a vivere nella speranza di chi sta in attesa di un aiuto e di un sostegno. Questo è quello che rende il lascito solidale veramente un atto non solo di generosità, ma anche di così di vita per questi nostri pazienti. Perché quando un paziente è affetto da tumore del sangue, possiamo dargli, erogare delle terapie innovative, quando possiamo dargli il sostegno che merita lui e le famiglie nel percorso di malattia che tutti sappiamo essere tortuoso, pesante sul piano fisico, pesante sul piano psicologico, allora questo è un'opera, è un dono, è un'opera di bene che assolutamente fa bene sia a chi lo fa e ovviamente a chi lo riceve. Quindi noi crediamo che AIL debba continuare a basarsi anche su questi contributi, questi lasci solidali, come veicolo di miglioramento per quelli che sono i nostri servizi di assistenza ai pazienti, ma anche di sostegno della ricerca scientifica, perché le due cose non sono distaccate, ma vanno ovviamente di pari passo. Un sostegno che in questi mesi è stato particolarmente importante per le famiglie. Assolutamente sì. Questi pazienti affetti da tumore del sangue, come dicevo, sono gravati da un peso formidabile, no? Sulle loro spalle. Le paure, le angosce di una diagnosi del genere ovviamente stanno lì e pesano su questi soggetti. Immaginate che adesso con la pandemia da Covid-19 è una specie di macigno che è caduta sulle spalle di questi soggetti e dei loro familiari. E perché? Perché da una parte la paura dei contagi, con tutte le conseguenze che i contagi possono derivare per questi pazienti, e dall'altro la riorganizzazione dei reparti sia di degenza ambulatoriali e di ospedali, di tutti i grandi centri di ematologia, ma in realtà di tutti gli ospedali in cui l'ematologia svolge la sua funzione, che hanno portato e stanno portando a una specie di sequestro dei posti letto a favore dei pazienti affetti dall'infezione Covid. Questo teoricamente può andare a discapito di soggetti che hanno patologie non Covid, come per esempio un tumore del sangue. Allora la paura che questo obblighi il soggetto a stare in casa, non frequentare più con quella con quei ritmi che erano dettati dalla team curante e dai protocolli di terapia. Quindi tutto questo non ha fatto altro che generare ulteriore angoscia, paura, senso di isolamento. Questo, per esempio, è una delle cose più importanti. Il paziente si sente quasi sequestrato in casa, lontano dal centro di cura, lontano dai medici curanti, e allora qui sono entrati in ballo i nostri volontari, perché qua i nostri volontari hanno rappresentato il collante tra loro sequestrati in casa e i centri di cura. E devo dire che nel campo dell'oncoematologia, cioè tumori del sangue,
credo che i nostri volontari hanno permesso di ridurre al minimo questi disagi, disagi anche delle equipe curante, ma soprattutto dei pazienti e familiari, perché i nostri volontari si sono presi la briga senza paura, senza pensare a rischi anche per loro, di essere vicino ai pazienti, di aiutarli quando stanno in casa, attraverso tutta una serie di servizi che poi magari discuteremo, l'assistenza domiciliare, le case alloggio, i trasporti in ospedale quando era necessario andare in ospedale. Nessuno è rimasto solo. Sono, diciamo, i nostri pazienti, e lo dico apertamente, hanno potuto godere di una, chiamiamolo, trattamento di prima classe, perché non sono stati abbandonati. Solo quei pazienti che erano in condizioni buone, avevano finito magari e terminato le terapie, dovevano solo fare indagini di controllo, sono stati lasciati a casa e sottoposti alle visite periodiche dei nostri volontari. Quindi credo che questo team, curanti, volontari, pazienti, in realtà è stata veramente un'alleanza virtuosa che ha consentito a tutti quanti di fare quello che era necessario fare. E quindi questo è una cosa molto importante, perché allentare la preoccupazione, l'angoscia che le cose potessero non andare bene con la propria malattia, perché c'erano distanziamenti, ritardi. Questo in realtà devo dire che l'ematologia italiana ci è fatta veramente onore in questo, e questo direi che buona parte è dovuto proprio all'opera instancabile dei nostri volontari. Che hanno rappresentato un po' una rete di salvataggio in qualche maniera sociale, proprio per affiancare il lavoro straordinario dei clinici. Professore, la ringrazio. Assolutamente sì, quello che lei dice è giustissimo. Hanno rappresentato il collante di una società in ambascia per la presenza di una pandemia che ha creato veramente sconquassi in tutto, non solo nel sistema sanitario, ma anche nel sistema sociale, economico e sociale del nostro paese. Professore, torno da lei fra pochissimo e adesso arrivo al professor Sisto. Professore, buonasera. Lei è un filosofo che si occupa e insegna da anni una disciplina che in Italia si è fatta strada solo recentemente, e quindi la tanatologia. Questo significa che lei studia la morte anche da un punto di vista filosofico e antropologico. Com'è cambiato in questi mesi il nostro rapporto con il fine vita? Oggi che immagini di morte e di sofferenza entrano ogni giorno nelle nostre case, come ci confrontiamo con la morte in quello che ormai viene definito new normal, ma che direi effettivamente di normal ha davvero poco? Siamo cambiati anche noi nei confronti della morte? Tanto buongiorno. Buongiorno a lei. Sì, in realtà il discorso è molto complesso. La pandemia, forse la caratteristica principale di questa pandemia è stata quella di provocare una specie di sparizione immediata dei corpi. Le persone che si ammalano praticamente spariscono dalla vista dei loro cari, trasportati negli ospedali, e per il tipo appunto di virus con cui abbiamo a che fare non possono più avere accanto a sé le altre persone. E questa sparizione in una vita, diciamo, normale, tranquilla come quella che vivevamo prima che iniziasse tutto, ha ovviamente generato una situazione particolarmente compromettente, potremmo dire, col nostro rapporto con la morte, nel senso che da una parte si è creata una specie di patologizzazione, potremmo dire, della presenza. Molte persone terrorizzate da questa caratteristica del virus tendono a isolarsi in casa, a non voler più uscire, a rimanere in qualche modo presi alla sprovvista dalla propria vulnerabilità e dalla propria morte. Mortalità. E da un certo punto di vista è buffo e fa pensare, per come noi viviamo nella quotidianità, il fatto che attribuire un pericolo alla strada nei nostri confronti immediato in qualche modo è un'attribuzione che non ricorda, che non tiene a conto del fatto che anche prima del virus, quando uscivamo di casa, potevamo correre dei rischi di qualsiasi tipo. Ovviamente il virus accresce questo tipo di insicurezza. Dall'altra parte, questa impreparazione
reazione ad affrontare la morte ha generato delle forme di estrema negazione, di nuovo l'ostentazione del corpo per strada, quasi come un tentativo di sfidare la morte dicendo io non sarò contagiato, questo virus non esiste. Quindi questo comportamento che caratterizza, a mio modo di vedere, chi nega la pericolosità di questo virus e che si lega alla, sempre di nuovo alla paura, alla negazione della morte. E questi due cortocircuiti sono molto interessanti in una situazione sociale, in uno spazio pubblico in cui non siamo abituati a prendere coscienza della nostra mortalità. L'altro elemento che è interessante, che caratterizza l'attuale nostro rapporto con la morte, è che nel momento in cui i corpi dei malati spariscono, nel momento in cui congeliamo i nostri corpi per chi appunto non si è ammalato all'interno delle abitazioni, le tecnologie in qualche modo offrono una specie di corporeità alternativa. Non possiamo vedere i corpi dei malati, allora ci colleghiamo con loro tramite gli smartphone. Abbiamo mai imparato a vedere quelle terribili videochiamate che creano un grande dolore anche a chi non partecipa in prima persona. Abbiamo perso l'abitudine di celebrare i riti funebri che richiedono la presenza fisica in un periodo di grande timore, non possiamo celebrarli, e di nuovo le tecnologie digitali hanno in qualche modo sopperito a questa mancanza con i funerali in streaming e con tutte quelle forme di registrazione del corpo che in qualche modo cercano di sopperire a questa fase. Tutto questo tipo di ragionamento e tutto questo tipo di aspetti che si legano insieme, a mio modo di vedere, che si collegano anche, questo è un punto importante, anche all'assuefazione a vedere immagini di morte. Ricordiamo i carri armati che trasportavano i morti a Bergamo, che hanno colpito il nostro immaginario. Immaginiamo tutte quelle immagini di sofferenza che abbiamo visto. Tutti questi aspetti uniti insieme, a mio modo di vedere, evidenziano una grande lacuna della nostra società, quella per cui si riflette troppo poco riguardo al fatto che la vita di ciascuno di noi è una vita finita, una vita mortale, e che percorsi di death education, come vengono detti usando l'inglesismo classico, ci permetterebbero non tanto ovviamente di evitare il timore, le paure che sono ovviamente umane, ma in un certo qual modo, se fossimo un po' più abituati a scendere a patti con la nostra mortalità, probabilmente saremmo in grado di evitare quelle forme di esasperazione negative che appunto ho descritto, sia quella di isolarsi e di rimanere in qualche modo paralizzati nelle proprie abitazioni, sia quello di sfidare continuamente e stupidamente la morte, mettendo a rischio, oltre che alla propria vita, anche la vita altrui. Quindi diciamo che il quadro, soprattutto per uno studioso, che poi è il mio ruolo, il quadro è molto complesso ed è anche molto, diciamo, interessante da studiare, ma richiede, al di là dell'interesse, una capacità etica, culturale, sociale da sviluppare nello spazio pubblico che mi pare ancora latente. Abbiamo pensato anche un po' più al dopo di noi? Sì, in alcuni casi almeno. Nei vari studi che ho fatto in questo periodo è venuto fuori, per esempio, che soprattutto nel mondo americano, nelle realtà statunitensi, c'è stato un boom delle richieste di stabilire che cosa fare del dopo. E anche in Italia c'è una riflessione in corso di questo. Questo è un aspetto assolutamente importante su cui occorre poi riflettere, ossia del fatto che nel momento in cui ci ritroviamo particolarmente vulnerabili, incominciamo anche a capire che in un certo momento non ci saremo più e che tutto quello che siamo stati deve in qualche modo continuare oltre a noi e far del bene alla società di cui facciamo parte. Grazie mille, moltissimi spunti di riflessione, tra l'altro torniamo fra poco a approfondire i temi. Professor Vallario, arrivo a lei, buonasera anche a lei, grazie di essere con noi. Lei è specializzato in psicoterapia familiare.
Che impatto ha una malattia sulle dinamiche familiari? Come le cambia? Ovviamente le cambia. E anche in questo, visto che stiamo parlando di quanto sia importante l'assistenza qualificata, gratuita, che fornisce l'AIL, quanto è importante anche questa assistenza all'interno di un nucleo familiare, direi anche come bridge comunicativo in alcuni momenti, perché può essere, ci sono dei passaggi emotivi difficili da gestire direttamente magari all'interno tra un paziente e i suoi familiari. Quindi anche l'assistenza, che ruolo ha? Intanto buonasera a tutti, ma io credo che noi dobbiamo partire da un concetto, che la malattia propone un aspetto significativo sul piano intrapsichico, quindi legato alla dinamica personale della persona ammalata, ma propone anche un aspetto significativo interpsichico, che è legato alle dinamiche relazionali della famiglia. La famiglia è un sistema al cui interno le diverse componenti sono in una relazione costante. Quindi in questa prospettiva dobbiamo considerare la malattia come portatrice di una doppia significatività, individuale e relazionale. In poche parole, quello che si ammala non è solo l'individuo, ma l'intero sistema familiare. Oltre che sugli aspetti pratici che intervengono a modificare in senso limitativo il quotidiano della famiglia, la malattia chiaramente incide anche sul piano del vissuto, ponendo la famiglia al cospetto di una nuova immagine reale che è distante dall'immagine ideale di sé. Questa distanza porta la famiglia spesso a rifugiarsi in se stessa, a rifugiarsi in una sorta di incomunicabilità con l'esterno, che è dettata da emozioni quali la vergogna, la rabbia. E i sistemi che sono all'esterno molto spesso intendono questa chiusura della famiglia come una richiesta di un rispettoso e quasi timoroso silenzio. Questo innesca un meccanismo perverso dove questo gioco del silenzio pian piano si trasforma in un gioco della solitudine per la famiglia, tra virgolette, malata, che diventa ancora più doloroso della malattia stessa. In questo scenario, quindi, la famiglia fatica a bastare a se stessa, e entrare in rapporto con sistemi di accoglienza esterni, chiaramente pensiamo all'AIL, a quello che l'AIL mette a disposizione, diventa terapeutico, perché la capacità di comprendere nel senso di farsi carico insieme, la capacità di condividere nel senso di collaborare, la capacità di compatire nel senso di condividere l'emotività, l'affettività, che caratterizza relazioni con sistemi esterni, tipo appunto quello con l'AIL, è terapeutica nella misura in cui aiuta a sfuggire alla tentazione dell'isolamento, della chiusura nel dolore. E la famiglia pian piano fa tesoro di queste esperienze, portando al suo interno questi aspetti di resilienza, cioè di rinascita da una situazione traumatica. Faccio dire un'ultima cosa a proposito di questa esperienza del Covid, no? Di questa pandemia psichica macrosistemica, di questo vissuto di terrore che ha pervaso il nostro immaginario. Freud diceva che ogni stato patologico porta un guadagno secondario, cioè porta un vantaggio. Ecco, io credo che tra i tanti svantaggi, quelli che evidenziava anche il professor Sisto, però noi possiamo pensare che ci siano stati dei guadagni secondari. Mi spiego, questa chiusura, no, ha generato anche un'apertura sulla malattia, cioè ha costretto molti di noi ad abbandonare quel tentativo di esorcizzare la paura del limite che è costituito dalla malattia. Cioè il Covid-19 ci ha insegnato, a parte frange oltranziste del negazionismo, ci ha insegnato che noi non possiamo girare la faccia dall'altra parte di fronte alla realtà della malattia. E questo è molto importante, io credo, sul piano del vissuto legato a patologie di questo tipo.
anche la possibilità che l'assistenza, che comunque delle presenze possano in qualche maniera essere di aiuto, proprio penso al periodo Covid in cui alcune famiglie comunque non hanno potuto essere così unite come in altri momenti, fisicamente intendo dire, invece comunque poter avere delle persone che erano comunque nel proprio entourage, competenti, in grado però di assicurare quei bisogni che in altri momenti forse altri familiari avrebbero potuto adempiere, credo che sia stato comunque un passaggio importante proprio per evitare quella solitudine di cui stavamo parlando prima. Certo, certo, tutto il mondo dell'assistenza, se mi permette il termine psi, ha attivato in questo periodo, ha scoperto, eccolo che cosa significa il guadagno secondario, ha scoperto forme di intervento, forme di assistenza anche online, anche telematiche. Ed è chiaro che in questo anche il mondo del volontariato, no, ha tratto beneficio da queste nuove frontiere, da queste nuove strade. Non dimentichiamo che se per noi di una certa generazione questa differenza tra online e offline è marcata, per le nuove generazioni sono nate, i famosi nativi digitali, nell'online, non vedono più questo confine tra offline e online, e quindi penso soprattutto a coloro che portano un aiuto, che spesso sono giovani, quindi hanno una maggiore dimestichezza nel muoversi. Professore, torneremo fra poco anche con lei. Abbiamo parlato molto di famiglie fino adesso. In alcuni casi però per seguire le terapie molti pazienti devono proprio allontanarsi dalla famiglia, dalla propria città, anche per lunghi mesi. E allora adesso andiamo in questo viaggio che stavamo dicendo, andiamo a conoscere un servizio AIL davvero prezioso, le case accoglienza. Vediamo insieme un video e poi ne parliamo. I volontari lavorano nelle case AIL, delle vere e proprie strutture residenziali create per ospitare gratuitamente i pazienti e le famiglie che risiedono lontano dal centro di cura. Ogni piccolo gesto, anche un sorriso, è indispensabile per aiutare i malati, perché per i pazienti ogni momento di felicità è anche un segno di vita che continua. Ecco, proprio vita che continua è forse la frase più importante per chi deve allontanarsi dalla propria vita, dalle proprie conoscenze, dalle proprie sicurezze per spostarsi. Le case AIL sono davvero una realtà importante, in crescita in Italia, oggi sono 34 su tutto il territorio. La nascita di alcune di queste è legata proprio ad un lascito solidale che ha permesso appunto poi la nascita di una nuova casa. Ce la racconta Adriana, che è collegata con noi, che ringrazio anche lei, lei è referente della sezione AIL di Trento, e vorrei che ci raccontasse un po' il lascito del signor Paolo che ha fatto sì che una nuova casa AIL potesse prendere vita. Adriana, grazie. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Sì, Paolo era venuto in ufficio per avere delle informazioni su come poteva fare con sua madre, in quanto lui, paziente di leucemia, doveva sottoporsi a un trapianto e aveva bisogno di assistenza per la madre. Noi lo abbiamo consigliato e poi non abbiamo più avuto sue notizie e non sapevamo come era andata la sua storia. Abbiamo saputo qualche mese dopo, attraverso una mail inviata da un notaio al nostro ufficio, che ci comunicava di essere stati nominati eredi universali da Paolo Mattedi. Per noi è stata una notizia, un regalo immenso, e abbiamo anche deciso di tenerla proprio perché qui da noi case di assistenza, di accoglienza non ce n'erano. E naturalmente ci è voluto un bel po' di lavoro dato da tutti i nostri volontari e abbiamo in poco tempo trasformato questa casa in una casa di accoglienza, ma non solo. Abbiamo anche il nostro ufficio in questa casa, il nostro magazzino che prima avevamo lontano, quindi con disguidi organizzativi, mentre adesso è tutto accentrato in questa struttura che al primo piano ospita appunto la residenza per i pazienti. Ci sono tre stanze e fino a poco tempo fa, fino a quando non c'era questa pandemia, noi potevamo ospitare tre nuclei familiari che usufruivano di una sala zona giorno e di una cucina in comune. Adesso questo non lo possiamo più fare e quindi possiamo ospitare un solo nucleo familiare. E credo che la storia di Paolo ci abbia fatto comprendere come davvero
avere una visione, lanciare il cuore in avanti significa poi per tante altre persone poter contare su qualcosa di materiale che le possa accogliere, le possa dare una speranza. Fra l'altro stava dicendo giustamente che nel periodo Covid ovviamente i nuclei familiari che normalmente vengono ospitati gratuitamente nelle case ovviamente per tutto il periodo, in questo periodo giustamente soltanto un nucleo familiare, però ci sono delle storie importanti proprio di accoglienza nelle case anche in periodo Covid. La storia di Samir mi sembra che sia rappresentativa di questa, ce la vuole condividere con noi? Sì, la storia di Samir è molto particolare. Lui è un ragazzo etiope che era venuto qui da noi a studiare all'università, si è laureato e poi, pur avendo già trovato un lavoro, si è ammalato e l'ematologia di Trento ce l'ha segnalato perché non aveva residenza, non aveva nessuno qui che potesse assisterlo durante questo periodo di malattia. Quindi noi l'abbiamo ospitato in casa inizialmente con un suo amico e come caregiver e poi abbiamo invece, d'accordo con gli assistenti sociali e il comune, abbiamo trovato un caregiver che era di origini liberiane, anche questo, che aveva fatto dei corsi di formazione per fare questa assistenza alle persone con bisogno, insomma, che hanno bisogno. Quindi loro sono rimasti in casa quasi più di un anno e hanno vissuto anche il Covid, purtroppo, perché si è ammalato di Covid sia Samir che il suo caregiver lo seguiva, gli faceva il pranzo, glielo metteva davanti alla porta, insomma tutte quelle regole anti-Covid che bisognava seguire. E poi adesso lui non è più con noi, è presso una struttura, è guarito, sta facendo i 2 anni di mantenimento e gli auguriamo tutto il bene possibile e noi continuiamo a portare avanti questo sogno che secondo me era un sogno nostro ma anche di Paolo Mattedi, di poter utilizzare questa bellissima casa con questo verde, con questo parcheggio, insomma è veramente splendido stare lì e quindi la doniamo agli altri. È davvero una storia bellissima, molte storie bellissime che ci danno proprio la misura, no? Di come dietro a una scelta poi in realtà nascano delle storie molto molto belle, un valore per tantissime persone, per tantissime famiglie. E credo che davvero ricordare Lyle nelle ultime volontà possa fare la differenza per moltissimi malati. È importante ragionarci su questo, fare un passaggio anche nostro, che non sia soltanto un'analisi di quello che il valore che può avere, ma proprio capire come si traduce poi nella vita di tutti i giorni. E le storie di Paolo e di Samir sono estremamente indicative in questa. E parliamo proprio un po' più dei lasciti solidali. Nel nostro paese, fino a una decina di anni fa, era una formula quasi sconosciuta. Oggi invece rappresenta una scelta sempre più diffusa e anche in quest'anno, che è stato ovviamente segnato dalla pandemia Covid e apparentemente abbiamo avuto soltanto il Covid e la pandemia nei nostri pensieri, invece in realtà i lasciti sono in crescita. Lo dicono anche i numeri. Adesso vi leggo qualche dato. Infatti, secondo l'ultima ricerca promossa dal Comitato Testamento Solidale, di cui AIL fa parte, l'11% degli over 50 ha dichiarato di aver pensato ad un lascito solidale in seguito all'emergenza video. Credo che ci sia stato un piccolo problema di interruzione, io ve li rileggo perché comunque fanno bene, quindi li rileggiamo insieme. Secondo l'ultima ricerca promossa dal Comitato Testamento Solidale, di cui AIL fa parte, l'11% degli over 50 ha dichiarato di aver pensato ad un lascito solidale in seguito all'emergenza Covid e il 20% ha valutato l'idea di predisporre un lascito solidale in favore di una realtà no profit, 8% in più rispetto al 2018, per un totale di quasi 5 milioni e mezzo di persone. E allora faccio entrare nella conversazione Monica Zotti, che da oltre 10 anni si occupa appunto di Lasciti AIL, per raccontarci un po' questo universo di generosità, di speranza, di capacità di guardare oltre se stessi. Buonasera a tutti. Io sì, mi sento di poter confermare questi dati, effettivamente c'è un trend in crescita e c'è sempre maggiore interesse anche dai contatti che abbiamo in AIL con i donatori verso questa forma di donazione. Io voglio ricordare che l'AIL si sostiene proprio grazie alla donazione di tanti privati cittadini che, oltre che a incontrarci nelle piazze, ci sostengono con varie modalità, e una di queste è proprio il lascito testamentario.
Devo dire che anche, diciamo, secondo quanto abbiamo sentito, c'è sempre una maggiore attenzione, una maggior riflessione sul dopo di noi, effettivamente lo riscontro anche dalle mie chiacchierate con i donatori. Loro mi dicono appunto che, diciamo, pensare a quello che sarà dopo di noi in qualche modo li rende sereni, li rende consapevoli anche che, diciamo, tutti i beni che uno può anche, diciamo, accumulare in una vita a un certo momento non ci saranno più necessari. Quindi in fondo il lascito non ci costa molto, è una donazione che possiamo pianificare e si concretizzerà quando noi non avremo più bisogno di quei beni, quindi diciamo cambierà, invece molti si iniziano diciamo, a rendere conto, a avere consapevolezza del fatto che cambia invece la vita per coloro che restano, quindi diciamo sottoscrivere un lascito può aiutare chi diciamo lotta contro la malattia e chi in realtà ha anche la speranza e il sogno di tornare a alla vita che avevano prima della malattia, quindi che la malattia ha interrotto magari anche improvvisamente. Questo, quello che io suggerisco sempre appunto anche ai donatori è proprio di in qualche modo entrare in contatto laddove non l'avessero fatto, non avessero incontrato magari i nostri medici, i nostri volontari o le nostre sezioni sul territorio, di entrare in contatto con quelli che saranno i loro eredi ideali, perché questo agevola, diciamo, come dire, la relazione e aiuta a noi che diciamo siamo dall'altro lato, siamo coloro che dobbiamo poi riuscire a concretizzare materialmente quel gesto, a conoscerli e a capire quali sono le loro effettive volontà, i loro desideri. Per questo io consiglio anche sempre di, diciamo, nel momento in cui con tutta tranquillità si pianifica questa donazione, questo gesto, magari di incontrare il presidente di una nostra sezione locale o un altro responsabile che certamente anche con riservatezza possono supportare il donatore nella scelta, possono dargli diciamo consapevolezza anche di cosa può realizzare a sostegno dei nostri pazienti. L'AIL diciamo, ha questa grande peculiarità, dà questa grande opportunità ai donatori, che è quella proprio di essere capillare su tutto il territorio. Quindi il lascito lo si può disporre a favore di una sezione AIL, magari quella della propria sezione o magari quella del centro di reumatologia che abbiamo in qualche modo conosciuto. E questa relazione, secondo me, è preziosa, dà proprio così un valore aggiunto al gesto, se vogliamo. Ovviamente si deve indicare nel testamento o nella polizza, che sono le due modalità con cui si dispone il lascito, in favore della sezione AIL di Palermo, Torino, insomma, quella sezione che poi si sceglie, e indicare il codice fiscale. Se invece comunque si vogliono, diciamo, sostenere progetti di carattere nazionale che vanno a ricadere a beneficio di tutti i pazienti italiani che sono presenti in tutti i centri di ematologia del paese, allora si può scegliere di fare lascito a favore della sede nazionale, indicando al nazionale anche qui il codice fiscale della sede nazionale. Noi siamo tutti a disposizione ovviamente e di supporto per aiutare, perché è una grande responsabilità concretizzare questi gesti e devo dire che è un gesto alla fine semplice e alla portata di tutti, che non deve spaventare, e in questo momento di pandemia effettivamente la sensazione è che molti riflettano di più sia sulla malattia che su quello che ci aspetta dopo, insomma, sul dopo di noi, come diceva giustamente lei, dottoressa. Il fatto probabilmente che in questi anni sia una modalità che è cresciuta, che è non solo più conosciuta, ma anche più scelta, significa probabilmente che c'è anche una sensibilità maggiore a un futuro che possa essere migliore per tutti, perché comunque mi sembra in questo momento così complicato, così complesso che stiamo vivendo, vedere che ci sono persone che hanno piacere di investire sul futuro degli altri, mi sembra un momento di... Sì, perché a noi non costa nulla, invece poi quel gesto che si concretizzerà quando noi non avremo più bisogno delle risorse che magari abbiamo messo da parte, per altri farà la vera differenza, li aiuterà. I medici, i pazienti, i nostri volontari, in fondo sono degli eredi ideali con i quali noi poi entreremo in contatto con quel gesto. È vero, la ringraziamo davvero moltissimo.
non solo per il suo intervento, ma proprio per il lavoro che fa, perché viene a contatto con moltissime realtà, moltissime storie, dietro le quali c'è poi un vissuto in cui bisogna entrare con delicatezza e con capacità, come davvero Lyle sa fare, perché è sempre accanto alle persone che soffrono e anche a quelle che vogliono comunque aiutare le persone che soffrono. Quindi è un lavoro davvero, davvero importante. Sì, grazie a lei. Grazie a lei. Professor Vallario, torno da lei perché abbiamo bisogno di un approfondimento su un tema importante. Quali sono, secondo lei, le motivazioni più profonde che spingono una persona ad una scelta così importante come quella di un lascito solidale? E altrettanto, è importante parlarne in famiglia, condividere questo tipo di scelta, che sicuramente è una scelta individuale e personale, però un confronto all'interno di una famiglia quanto è importante? Ma diciamo che riguardo le motivazioni, io credo che su tutte siano l'idea dell'appartenenza e dell'utilità, cioè l'idea di avere un'appartenenza comune che attraversa il tempo e lo spazio, e l'idea che questa scelta abbia un significato simbolico e pragmatico profondi. Anche qui richiamo l'esperienza drammatica del Covid-19. Questa esperienza ha rinforzato in molti che cosa? La consapevolezza che apparteniamo a uno stesso mondo nel quale i destini, i nostri destini sono mutuamente connessi. Quindi il riproporsi di un senso della appartenenza a una trama collettiva comune e il conseguente risveglio del senso della solidarietà hanno offerto l'occasione per ripensare anche il proprio modo di stare nel mondo. Uno dei filosofi della complessità, Moren, ha scritto un libro che in questi giorni cambiamo strada. Ecco, allora il ripensare il modo di stare nel mondo significa anche uno stare che non sia aridamente atomistico, ma che sia molecolare, che sia sistemico. Uno stare cioè nel quale si evidenzi una trama in cui tutti apparteniamo a un'identità universale comune, in cui passato, presente e futuro sono in una relazione continua, in cui quindi le nostre azioni riacquistino quel senso etico di legame tra le generazioni. Ora, un senso di legame tra gli stessi familiari, dove si tramandano, si tralasciano ai posteri non solo beni materiali, e qui andiamo sul tema, no, del più specifico del lascito, ma anche di beni affettivi, quindi di un lascito che è un lascito di speranza, un lascito che permetta di andare anche oltre il tabù della morte. A proposito della domanda che mi faceva, è utile discuterne, certo, perché poter andare oltre questo tabù della morte permette un'esperienza di comunione familiare che è terapeutico e salutare, a partire quindi da questa scelta, dove parlarne insieme non è solo consigliabile, ma è fondamentale e terapeutico, perché aiuta innanzitutto a non creare equivoci, a rinsaldare questo spirito di appartenenza e di utilità di cui parlavo all'inizio. Credo che poi la cosa importante sia proprio una condivisione, e allora torno al professor Sisto proprio per capire cosa rappresenta un testamento solidale, ovviamente per chi sceglie di farlo, ma anche per chi resta, perché comunque in qualche maniera è una memoria ricca di valore che continua a vivere proprio nelle attività di assistenza dell'AIL. Quindi anche qui il valore per chi sceglie di donare, per chi rimane, e anche in questo caso magari un valore condiviso. Sì, sentendo gli interventi precedenti mi è venuto in mente questo dato. Io quest'anno ho pubblicato un libro sul rapporto tra la memoria e l'oblio nell'epoca delle tecnologie digitali. E un dato che mi aveva molto impressionato è un Eric Schmidt, uno dei vertici di Google, il quale un po' enfaticamente sosteneva che fondamentalmente quello che noi ogni 2 anni noi produciamo un quantitativo di dati online pari a quelli che sono stati prodotti dall'umanità dagli albori dei tempi al 2003.
E questo evidenzia, a parte che è un dato impressionante, ma a prescindere che sia veritiero o meno, evidenzia questo bisogno da parte degli esseri umani di produrre tracce della propria esistenza, perché poi di fatto la grande paura della morte sta nel fatto di scomparire. Viene in mente il cartone animato Coco, molto educativo, in cui fondamentalmente la paura di uno dei protagonisti è quello di essere che muoia l'ultima persona che lo ricordava, perché nel momento che muore quell'ultima persona scompare del tutto. E in questo contesto di grande diciamo produzione di dati, di informazioni, di bisogno di tracce immateriali, che poi sono immateriali quelle digitali fino a un certo punto, però in un certo qual senso immateriali, mi torna in mente quello che diceva un filosofo dell'Ottocento, un filosofo romantico, Gustav Theodor Fechner, il quale sosteneva che il vero senso dell'immortalità sta nel ricordo, nel fatto di rimanere all'interno delle vite altrui. E questo secondo me si collega molto bene al discorso che stiamo facendo, nel senso che i lasciti solidali, quindi il bisogno in qualche modo di rimanere immortali tramite le nostre donazioni, tramite diciamo quelle donazioni e quelle memorie che fanno del bene agli altri, è forse il modo migliore per superare tanto il tabù della morte, per dare un senso alla nostra esistenza, che poi di fatto la nostra esistenza nel bene o nel male è una piccola parentesi nella lunga storia dell'umanità. Abbiamo una data di nascita, una data di morte, poi il mondo va avanti. Il fatto di pensare insieme ai nostri cari in qualche modo, di predisporre quindi dei lasciti solidali, ed è encomiabile il lavoro dell'AIL a proposito, in modo tale da in qualche modo sopravvivere nel benessere e nel bene degli altri, forse ciò che dà maggiormente il senso a questa nostra vita, al fatto che in qualche modo noi siamo qui in questo mondo e a volte non capiamo fondamentalmente perché stiamo qui, perché viviamo e che cosa facciamo. Quindi secondo me, da studioso, da esterno, da uno che si occupa di analizzare i temi della morte, questo è un elemento fondamentale, quello di ricordare come l'immortalità vera sta nel bene che viene in qualche modo tramandato tramite la nostra solidarietà e le nostre eredità solidali. È una bellissima prospettiva che credo se tutti avessimo negli occhi la volontà di lasciare qualcosa di meglio per chi ci sarà, probabilmente potremo davvero costruire moltissimo. Grazie professor Sisto. Adesso vorrei farvi conoscere, in questo viaggio che stiamo attraversando all'interno delle attività dell'AIL, un altro pilastro che sono proprio le cure domiciliari. Vediamo un video insieme e poi ne parliamo con il professor Amadori. Il contatto quotidiano con la sofferenza ci ha insegnato che la lontananza dalle proprie famiglie rappresenta un grande disagio per il malato, a prescindere dall'età. Proseguire le cure nella propria casa riduce i tempi di ricovero e migliora la qualità di vita del paziente. Professore Amadori, cure domiciliari preziose sempre, e in epoca Covid probabilmente ancora di più, però vorrei che ci facesse capire meglio qual è il valore proprio per una persona. Penso che intuitivamente lo possiamo capire tutti, quanto sia importante essere curati nella propria casa, però quel valore che può avere per un paziente ematologico sapere di poter ricevere le cure a domicilio, soprattutto appunto in questi mesi Covid. Prof, dovrebbe abilitare il microfono, è spento. Ecco. In basso a sinistra, eccolo, adesso. Stavo dicendo che il servizio di cure domiciliari è un'attività di sostegno ai pazienti e alle famiglie che ormai va avanti da tantissimi anni. È stata una grande intuizione del professor Mandelli, che decise, utilizzando così il lavoro dei nostri volontari e di medici che ovviamente erano disponibili a fare questo tipo di attività, nella messa in onda di un programma di questo genere. Devo dire che adesso le cure domiciliari vengono erogate non ancora da tutte le sezioni AIL, ma siamo intorno alle 45 sezioni che già hanno implementato e stanno
implementando questo tipo di attività che cresce continuamente. Il senso qual è? Il senso è quello di non lasciare nessun paziente, e ovviamente quando parliamo di tumori del sangue io mi riferisco al paziente e alla famiglia che sta intorno al paziente, non lasciare nessuno solo. Solo durante un percorso di malattia che può essere, come ho detto prima, oneroso, pesante, con molti alti e bassi, e quindi che può generare gioie quando le cose vanno bene, paura quando le cose vanno meno bene. E quindi c'è bisogno di stare vicino a tutti. Cioè, nessuno, dice AIR, deve essere lasciato solo. E allora ecco le cure domiciliari. Che significa? Significa mettere in piedi un sistema che possa consentire a questi pazienti di ridurre i tempi di ricovero negli ambienti ospedalieri, trasferendo a domicilio del paziente, dove lui può convivere con la sua famiglia, con i suoi familiari, parte delle cure che tecnicamente in passato venivano solo esclusivamente fatte in ospedale. Quindi voi immaginate quale può essere il sollievo anche psicologico di questi pazienti, che invece di stare ricoverati magari 2 o 3 mesi dentro un reparto, io dico sempre tipo arresti domiciliari nei reparti, e essere invece liberati da questo ambiente così particolare come quello dell'ospedale e inviati a domicilio, dove un team che si occupa delle cure domiciliari è costituito da medici, da infermieri, da volontari, i quali collaborano tutti insieme a fare in modo che il paziente si trovi a domicilio come se stesse in ospedale, senza mettere in crisi i programmi terapeutici. Le stesse cose che si potevano fare in ospedale, in realtà poi si è visto, possono essere fatte a domicilio. Questo dal punto di vista psicologico per i nostri pazienti è una cosa veramente di grandissimo valore. Devo dire che basta appunto parlare con i nostri pazienti e loro questo tipo di programma lo hanno veramente adottato al 100%, loro e le loro famiglie, che hanno questa opportunità di condividere anche fisicamente un programma di trattamento, un percorso terapeutico. E questo per, come sentivo poi dai colleghi, dal psicologo in particolare, che parlava del fatto che questo tipo di rapporto, che poi in questo periodo del Covid si è ulteriormente cementato, perché poi le cure domiciliari hanno rappresentato un punto di svolta in questa fase così delicata. Do anche un numero, è stato fatto uno studio che ha dimostrato come, per quanto riguarda i servizi di cure domiciliari dei pazienti affetti da tumore del sangue, queste attività svolte dalle sezioni in termini quantitativi dell'intensità dell'attività svolta sono aumentate di circa il 40%. Questo durante il periodo della pandemia, che non è finito. Adesso siamo una nuova ventata e quindi noi insisteremo sul fatto che questi servizi vengono ulteriormente potenziati. Ecco perché dico, se è un servizio così gradito al paziente, alla famiglia, anche in presenza di questo tsunami che ha devastato e sta devastando il nostro paese, per loro significa poter anche avere un rendere il microambiente familiare ancora più coeso, ancora più partecipe, perché ripeto, non è solo il viaggio del paziente, è il viaggio di paziente e famiglia che lo accompagna. Quindi rendere più coeso questo microambiente a fronte di tutto quello che ci sta capitando. Questo, ripeto, è un servizio che noi dobbiamo a tutti gli operatori sanitari che ne fanno parte, ma io mi spendo sempre, voglio dire due parole, al ruolo fondamentale dei nostri volontari. E devo dire, anche a tutela dei pazienti e a tutela anche dei familiari dei pazienti,
che stiamo investendo tantissimo su un progetto che è quello della scuola di volontariato AIL, che è la prima scuola in Italia che cerca di formare dal punto di vista anche professionale dei volontari che siano in grado di sostenere loro il peso di questa attività, ma di rendere sempre più lieve il peso che la malattia e le complicanze della malattia può arrecare al paziente e alle famiglie. Quindi tutto questo ci dice che è possibile viaggiare insieme. AIL vuole viaggiare insieme a tutti i pazienti affetti da tumore del sangue. Un logo che noi abbiamo utilizzato per 50 anni diceva che nessuno deve sentirsi solo, mai più sogni spezzati. La malattia spezza i sogni, le cure oggi permettono a molti pazienti di superare la malattia, di guarire dalla malattia e avere la possibilità di riannodare le fila. Ecco, questo è lo spirito che anima AIL e che nelle cure domiciliari veramente vede una traduzione perfetta dello spirito solidale che il professor Mandelli ci aveva tramandato. E mi fa piacere che abbia citato proprio anche questa multiprofessionalità, perché ricordiamo sempre che l'assistenza dell'AIL è formata appunto da personale competente, stava giustamente ricordando adesso la scuola di volontariato, da persone che realmente possono offrire un supporto a 360 gradi. Quindi ecco, essere vicini all'AIL vuol dire sapere di investire su un'assistenza qualificata, con persone che ci mettono il cuore, ci mettono la generosità, ma ci mettono anche la competenza, che credo che oggi sia assolutamente essenziale. Professore, la ringraziamo ancora tantissimo. Grazie. Abbiamo detto cure domiciliari ovviamente essenziali, però ci sono anche molti pazienti che devono invece andare nei centri ematologici, quindi magari in day hospital per le terapie. E in questo caso c'è un altro servizio AIL che è estremamente importante ed è il servizio navetta, perché non sempre i pazienti magari sono autonomi nel poter andare e venire da un day hospital. E allora ecco, vorrei coinvolgere adesso Cristina Rapalli, che è un ex paziente, ora volontaria invece dell'AIL Bologna, che segue proprio il servizio navetta per i pazienti del day hospital. Cristina ci racconterà delle storie bellissime, iniziamo da quella di Lauro. Cristina, benvenuta. Chiedo scusa, ho attivato il microfono. Buonasera, buonasera a tutti. Sì, vi voglio raccontare la storia di Lauro. Lauro era un paziente ematologico ed era un ferroviere. Era una persona molto semplice, amava moltissimo la campagna. E poi si divertiva moltissimo anche a fare delle gran sorprese. Infatti quando veniva per le cure in ospedale passava sempre dagli uffici della sezione e portava sempre dei cioccolatini oppure dei fiori del suo giardino. A un certo punto però ha avuto necessità del servizio navetta e pertanto ha utilizzato per andare a fare le cure, perché purtroppo non riusciva più a raggiungere l'ospedale da solo. Quando è venuto a mancare, prima di morire, ha desiderato lasciare in eredità a AIL Bologna tutti i suoi risparmi che aveva sia in un conto corrente che in alcuni titoli di investimento. Questo lascito è stato utilizzato da AIL Bologna per acquistare una bellissima doblò per il servizio navetta. Il servizio navetta viene utilizzato dai pazienti che vengono da casa portati in ospedale per le cure, per andare ai reparti e poi riaccompagnati a casa. Più o meno è lo stesso diciamo servizio che Lauro aveva utilizzato per lungo tempo durante la sua malattia. A questo punto AIL Bologna ha deciso proprio nel 2018, perché Lauro è deceduto nel 2019, nel 2016, abbiate pazienza, ha deciso di inaugurare una doblò bianca, questa nostra doblò bianca,
il giorno del compleanno del signor Nauro, il 26 marzo del 2018. Questo per ricordare lui e ovviamente la sua grande generosità. Anch'io utilizzo la Doblo Bianca e seguo tutta una programmazione abbastanza fitta e abbastanza precisa. Cristina, immagino quante storie, quanti racconti, quanti dialoghi all'interno di questi viaggi, perché poi ovviamente si conoscono le persone, si conoscono le loro storie, quindi avrà anche assorbito e in qualche maniera partecipato a tantissime storie. E immagino appunto in questa nuova macchina, voluta così fortemente da Lauro, anche quanti altri pazienti sono passati, e però ce n'è uno un po' particolare, Fernando, che forse vogliamo conoscere meglio. Ah sì, sì, Fernando era un bidello di una scuola, e anche lui viveva da solo. Lui raggiungeva, era una persona di una precisione quasi svizzera, aveva un carattere anche molto molto socievole, e ha usufruito del servizio navetta che al Bologna metteva a disposizione. E detto, pertanto tutti i martedì lui raggiungeva con la famosa Doblo Bianca quella proprio che è stata acquistata con il lascito del signor Lauro. Lo accompagnavo io e infatti lo aspettavo tutti i martedì al solito incontro, cioè il solito punto d'incontro, e anche all'orario stabilito. E a questo punto lui arrivava sempre bello, sorridente. Una mattina niente, purtroppo non arrivava. La cosa mi ha molto preoccupata, perché era talmente preciso che non mi ha lasciata convinta. Infatti quella notte Fernando era stato male e grazie al mio intervento è stato soccorso. Quando è stato poi, si è ripreso, è stato meglio, ha voluto incontrare un notaio per farsi un po' chiarire come eventualmente i suoi risparmi potevano essere in qualche maniera utilizzati al meglio e avere un fine, uno scopo più preciso. Ecco. Infatti Fernando a questo punto ha deciso di fare un testamento olografo a favore di Ail Bologna, e ha lasciato tutti i suoi risparmi che aveva in un conto corrente sia postale e anche in buoni postali, e in modo che appunto venissero ben utilizzati. Nel frattempo purtroppo Fernando ci è mancato nel giugno del 2018, e con questi fondi, una parte di questi lasciti, Ail Bologna ha finanziato dei progetti per la ricerca sui tumori del sangue. Beh, sicuramente mi sembra una catena del bene, un circolo virtuoso che coinvolge sempre più persone, che coinvolge tutti quelli che in qualche maniera vengono a conoscenza di quelle che sono le attività di assistenza dell'Ail, perché davvero non si può non rimanerne coinvolti per l'entusiasmo dei volontari, per la capacità di coinvolgere clinici, per la ricerca che sicuramente apre orizzonti come li ha aperti negli ultimi anni. Quindi davvero tantissime emozioni abbiamo vissuto oggi. Io vi ringrazio personalmente, perché comunque ci portiamo dietro un bagaglio di riflessioni e di spunti davvero magnifici. E per concludere, io nei giorni scorsi ovviamente ho cercato qualcosa che ci potesse dare un po', potesse esserci un po' un piccolo spunto di riflessione per tutti quanti. Ho trovato una strofa di un poema epico dell'VIII secolo che adesso vi leggo, e vorrei da tutti voi un flash che ci possa commentare una frase che sembra, secondo me, nata per i lasciti solidali, e cioè: non puoi scegliere il tuo destino, ma puoi scegliere la tua eredità. Ecco, credo che niente più di una frase del genere possa rappresentare che comunque la nostra eredità, sia materiale che spirituale, quando significa speranza per chi ne aver bisogno, abbia davvero un valore importante. Mi date ognuno di voi un'interpretazione di che cosa vuol dire lasciare in eredità un sogno per qualcun altro, lasciare una speranza, lasciare ricerca, lasciare quello che per ognuno di voi può significare lasciare qualcosa.
Professore Amadori, comincio con lei. Ecco, lasciare un sogno in eredità, qual è il sogno che uno può lasciare, diciamo, facendo questo gesto così nobile? È quello di, diciamo, far crescere nell'anima del paziente, diciamo, i familiari, la fiducia e la speranza che queste malattie sono battibili, le possiamo vincere grazie ai progressi, grazie all'assistenza, e quindi tramutare quello che uno aveva in vita in qualcosa che rimane anche come sogno di speranza della guarigione, credo che sia una cosa assolutamente importante per tutti noi, e questo vale per i pazienti, per i familiari, ma anche per ciascuno di noi, perché poi, ecco, non sappiamo, ecco, il destino che cosa ci riserva. Qui l'eredità riserva speranza e fiducia in chi combatte contro queste malattie. E voi lo fate con uno spirito davvero battagliero, direi, quindi davvero grazie, professore. Professor Sisto, il fatto di non poter scegliere più di tanto il nostro destino, magari possiamo scegliere come reagire a determinati eventi, e però è importante una riflessione, dire che invece abbiamo comunque la possibilità di scegliere la nostra eredità. Come può essere letta anche in chiave proprio filosofica, antropologica, questo tipo di riflessione? Secondo me la cosa più interessante è quella, noi pensiamo come è fatta un'autobiografia. L'autobiografia, in fondo quello che noi facciamo quotidianamente anche sui social, è quello di raccontare noi stessi, e poi solitamente l'autobiografia, una delle sue caratteristiche proprio è l'incompletezza, perché l'autore dell'autobiografia non può mettere il sigillo finale, perché quando muore ovviamente non può mettere il the end, perché ormai è morto. E allora, da un certo punto di vista, il fatto di lasciare un'eredità solidale, un lascito solidale, può diventare il sigillo di questa autobiografia, che dà in fondo un senso anche a tutta la nostra vita. E aggiungerei che questo poi è un tema che in fondo ci tocca, soprattutto in questa fase in cui noi viviamo un'epoca di grandi brutture anche umane, nei comportamenti dei singoli, nei litigi, con grandi scorrettezze che ci si fanno gli uni con gli altri. In fondo, lasciare in eredità qualche cosa, appunto donarsi una volta che siamo morti, dare un senso positivo a una vita che spesso dona più sofferenze, disillusioni e via dicendo, quindi può essere sia su un piano etico che su un piano proprio anche per se stessi, per il benessere individuale, la cosa forse più importante che si possa fare. Professor Vallario, sapere di avere un posto anche nel futuro in decisioni che abbiamo preso quando potevamo prenderle per qualcun altro, ci può aiutare, ci può far star meglio? Sì, perché io credo che un gesto del genere possa dare un senso alla vita, un senso di continuità, ma anche un senso alla morte. Cioè di restare, ma non, diciamo, secondo un aspetto narcisistico, ma di restare lasciando un valore, che è quello che poi dà anche il senso delle nostre esistenze, no? Pensare che c'è stato un prima di noi nel quale siamo entrati, e che c'è un dopo al quale necessariamente dobbiamo contribuire. Quindi è questo il senso, dare un senso alla vita ma anche alla morte. Grazie mille anche a lei per essere stato con noi. Monica, tantissimi anni a contatto con una realtà che è importante, perché davvero riguarda un momento in cui tutti noi dobbiamo fare i conti con una realtà sicuramente dolorosa, che però può avere una progettualità. Quante storie, quanti ricordi immagino in questi anni? Sì, tante. Tutte storie, tra l'altro, a mio avviso bellissime per certi aspetti, che lasciano un segno in tutti noi che lavoriamo in AIL, poi l'abbiamo sentito anche dalle testimonianze. Secondo me proprio si instaura un legame con le persone che beneficiano del nostro gesto, in fondo, e questi sono e diventano gli eredi ideali di chi fa il lascito, no? È come se quei loro beni, quelle loro fatiche, una volta appunto che
che non ci saremo più, queste nostre fatiche vivranno nel lavoro di chi rimane, perché magari non si è sconfitta la malattia, magari si deve continuare a dare assistenza, e sono risorse preziosissime, delle quali abbiamo visto, purtroppo non si può fare a meno, cioè mandare avanti i progetti, assistenza. I lasciti sono veramente uno strumento che ci permette anche di riflettere, come dicevamo, sul dopo di noi, e di in qualche modo tenere anche traccia di come, quando non ci saremo più, qualcuno diciamo impiegherà quelle risorse. Proprio questa relazione, questo legame, io mi sento di sottolineare questo con chi rimane dopo di noi e coglie, no, il seme lanciato dall'ascito, lasciato appunto un seme che si lascia ad altri, qualcosa che vivi, che dà il senso della nostra proseguire in una vita che non c'è più, ma che comunque qualcuno può lotta per portarla avanti in qualche modo. Grazie mille Monica. Adriana, Cristina, voi vivete anche sul territorio, proprio abbiamo forse sorvolato un po' sul ruolo importantissimo delle... Eccola, sono tornata, scusate. Stavo dicendo, anche la Adriana e Cristina lo vivono sul territorio, quindi proprio la presenza delle sezioni AIL, che sono essenziali, fondamentali, e un lavoro straordinario che è reso possibile proprio da chi collabora, da chi crede nel lavoro dell'AIL, anche attraverso i lasciti solidali. Quindi nell'attività di volontariato immagino che per voi sia davvero importante vedere questo riflesso dei lasciti. Sì, importantissimo. Io penso anche che il sogno deve essere realizzato possibilmente, e è anche una grande responsabilità che noi sentiamo di portarlo avanti, dando aiuto e solidarietà ai malati. Sì, no, per me è un po' il sogno anche come ha realizzato Fernando, perché i suoi beni, quello che lui aveva, anche se era pur poco, sono effettivamente stati investiti in qualcosa di molto particolarmente positivo e con un'ottica molto nel futuro. Pertanto sì, noi collaboriamo come volontari, ma nell'ambito abbiamo sempre visto che c'è necessità di supportare molto quello che è la ricerca, quello che è essere vicino ai pazienti e ai parenti, che ci sia effettivamente un fine, uno scopo molto molto buono e molto bello. Sì, credo che tutto quello di cui abbiamo parlato oggi proprio ci ricordi e ci faccia capire come ognuno di noi può partecipare, può dare un futuro migliore a chi magari deve affrontare un percorso difficile, sapendo che c'è accanto l'AIL, che i servizi, l'assistenza, la ricerca sono comunque parte di tutto quel gruppo di persone che lavorano e che sono accanto a lui in ogni momento. Questo credo che sia il valore più importante quando si decide di lasciare qualcosa all'AIL, significa lasciare qualcosa proprio a chi ne ha bisogno e che sarà utilizzato in ogni momento del percorso di cura. Questo credo che sia una cosa che per chi è ammalato è sicuramente un valore immenso, ma è anche un valore sapere di lasciare a queste persone. E quindi è importante che tutti noi riflettiamo su questo tipo di attività dell'AIL, perché è sempre più preziosa. L'abbiamo visto in epoca Covid quanto le attività no profit siano essenziali, e però giustamente hanno bisogno di essere sostenute con ogni possibilità, e anche con il lascito solidale, perché no, è un'attività che fortunatamente si sta conoscendo sempre di più, e quindi penso che gli spunti che abbiamo lasciato di riflessione siano moltissimi. Per questo io ringrazio tutti voi, perché avete contribuito a creare proprio un racconto, uno storytelling. Abbiamo parlato di patient journey, qui abbiamo fatto un journey nelle vite, nelle storie, è veramente molto bello.
Ringrazio ovviamente tutti anche voi che avete partecipato a questo incontro e vi ricordo di andare a visitare proprio il sito lasciti.ail.it o di scrivere a lasciti@ail.it per avere ulteriori approfondimenti, per fare una chiacchiera su quello che è un tema così importante. Abbiamo infranto anche qualche tabù oggi, ne abbiamo parlato in maniera informale, in maniera calorosa, emozionante, e credo che questa sia la cosa migliore, perché è davvero importante pensare anche a chi ci sarà dopo di noi. Grazie davvero a tutti, buona giornata, buona serata, e vi ho ricordato gli appuntamenti dove potete telefonare e chiedere informazioni. Grazie davvero di essere stati con noi. Buona serata a tutti. Grazie.